ho vissuto direttamente l'esperienza della DAD e della DDI, però l'ho seguito molto da vicino attraverso lo scambio continuo con Danila. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare il pomeriggio sotto forma di intervista. Per questo anche per rendere a voi che assistete diciamo, l'incontro un pochino meno noioso. E quindi iniziamo dicendo tutto quello che avrei voluto sapere. Io farò delle domande a Danila. Qua ci vedete felici e contente il giorno in cui avevamo finito una delle nostre guide operative, però ci vedete anche dal vero, per cui sapete chi siamo. Io faccio le domande che voi vedete sulla sinistra dello schermo e man mano appariranno sulla destra delle immagini che aiuteranno Danila nel suo racconto. Allora, abbiamo detto che questa esperienza, che il nostro webinar è la cronologia di una metamorfosi. Una metamorfosi oppure una rivoluzione? Darei la parola a Danila che cominci a raccontarci che cosa è successo a partire dal 24 febbraio del 2020. Beh, devo dire che è stata un po' tutte e due le cose. L'immagine che vedete dietro le mie spalle, di fatto, è quello che ho lasciato lo scorso anno, fine febbraio, quando siamo state a casa per le vacanze di carnevale tutti quanti. Avevamo appena finito i nostri lavoretti, festeggiato, felici, lasciato, mai avremmo immaginato quello che poteva succedere lì a poco. E di fatti, questa è stata veramente un grosso cambiamento. Come spesso ci dicevamo anche con Bruna, di fatto poi queste grandi trasformazioni avvengono sempre nel momento del bisogno. Mai avremmo immaginato di riuscire a fare tutte le cose che sono state fatte nello scorso anno scolastico, ma neanche lontanamente. Ecco, la domanda adesso, ovviamente ho girato troppo presto, ma insomma adesso Non c'è andando avanti problema. vediamo di sincronizzarci meglio. La prima domanda che viene in mente è: ma tu ti sei trovata in questa situazione di colpo? E qual è stata la prima cosa che hai fatto? Da che cosa hai iniziato? Da cosa ho iniziato? Intanto devo dire che avere una figlia medico ha aiutato in parte le mie scelte perché mi è subito stato abbastanza chiaro in fretta il quadro della gravità della situazione e quando si parlava si tornerà a scuola marzo, al 3 aprile, tutte, mia figlia mi diceva, mamma, se va bene ci torni a settembre a scuola. Ho detto, e cosa possiamo fare? Com'è possibile? Allora sono partita alla ricerca sul web di soluzioni possibili. E la prima è stata quella di trovare una piattaforma per comunicare e lavorare con i bambini. Io conoscevo Edmodo, alcune, e ho trovato Classroom e mi è sembrata fra tutte, ma per il mio stile di lavoro non è detto, comunque un modo per poter comunicare e lavorare con i bambini. E ho fatto delle prove tecniche di trasmissione con alcuni genitori che intanto iniziavano a stare a casa. Li sentivo, devo dire, che io ho avuto la fortuna, lo scorso anno, come vedete, avevo una classe seconda, quindi bambini che conoscevo da un anno e mezzo, così erano la mia famiglia, avevamo già costruito un rapporto, c'era una buona comunicazione. E ho sentito i genitori e ho detto: cosa possiamo fare? Proviamo, quasi fosse un gioco. E il primo passo è stato quello di creare una classroom. E all'epoca l'avevo creata con l'account dei genitori, perché i bambini che adesso hanno il loro account personale di istituto all'epoca non ce l'avevano. Quindi ho usato la mail dei genitori, ho provato e ho costruito questa classroom. Ho visto come funzionava, ho fatto delle prove tecniche proprio anche con i genitori. Loro si sono resi disponibili e ho detto: signori, proviamo, vediamo insieme come funziona. Quasi per gioco, caricavamo una foto, un compitino e immediatamente mi è stato chiaro, che era un buon sistema per lavorare con loro. Quindi, prima cosa, apro questa classroom. Poi
Ecco, ma i contatti con i bambini, in che modo li tenevi? Allora, all'inizio telefonavo, poi ho detto non è possibile, bisogna vedere questi bambini. E fra le piattaforme per le video lezioni, videochiamate ormai famosissime tutta, ho scelto Zoom perché da quello che ero riuscita a capire mi sembrava la più funzionale. Anche qui attivo, preparo la piattaforma e ho fatto una lezione di prova per i genitori. Dove, perché anche loro dovevano capire, dovevano sapere come muoversi, tant'è che mi hanno detto alla fine della, ma quante cose abbiamo imparato, no, in questa avventura. È stato molto faticoso, devo dire, è innegabile come immagino lo sia stato per tutti voi. Però c'era anche la soddisfazione di vedere ogni volta un piccolo passettino avanti che riuscivamo a fare qualcosa. Primi incontri con i genitori, dove spiego loro come funziona, perché dovevano aiutare questi bambini piccoli a collegarsi, e poi con i bambini. Abbiamo fatto ben 2 o 3 lezioni con i bimbi per insegnare a loro come inquadrarsi, cosa bisognava fare, come bisognava comportarsi di fronte a uno schermo. Ecco, una volta iniziato, scusa di nuovo, sarà bene forse che mi dici tu quando devo girare, così non ti Ok, va bene. anticipo. Come hai organizzato il calendario settimanale? Una volta che avete trovato le piattaforme con cui comunicare, l'organizzazione del tempo? Anche questo che vedete è una foto del mio calendario di Google di marzo. Allora io ho cercato di alternare lezioni in presenza e attività su Classroom. Di solito, come vedete qui, siccome forse era difficile leggere, ho colorato il verde erano le lezioni con Zoom. E l'arancione era l'utilizzo di Classroom. Quindi facevo lunedì lezione, tendenzialmente il martedì era vuoto, lavoravano su Classroom, io davo del lavoro relativo alla lezione svolta in presenza su Zoom per il giorno successivo. Ogni giorno così facevamo una lezione, davo dell'esercitazione a loro e così via. Quindi alternavo, anche perché avevo paura che la cosa fosse poi troppo pesante per i bambini vederci tutti i giorni, e per me era veramente impegnativo perché bisognava prepararle queste lezioni, bisognava organizzarle, bisognava dare una risposta immediata quando loro mi mandavano i compitini, le cose che facevano, amavano, mi scrivevano nella chat qualcosa e avevano piacere di avere un rimando. Devo dire che mi sono fatta forse prendere un po' troppo, ma anche per me era un piacere, eravamo tutti chiusi in casa, qui da sola, e rispondevo loro e scrivevo. Quindi avevo alternato lezioni in presenza, lezioni e attività su. Ecco, qua avevamo preparato questa slide in cui Danila può spiegare come avveniva la comunicazione con la famiglia e con i bambini per spiegare questo meccanismo, perché comunque non c'erano più gli incontri davanti a scuola, quei 2 minuti di scambio che normalmente agevolano il rapporto tra le famiglie e gli insegnanti. E certo, abbiamo dovuto rivedere. Intanto qui i genitori cominciavano a stare a casa, alcuni erano a casa, alcuni no. Questo vedete il calendario all'inizio, proprio le prime settimane, quando alcuni genitori lavoravano ancora. Allora avevo fatto scegliere, facevo una lezione una al mattino e una al pomeriggio, proprio perché all'inizio erano dei bambini piccoli, avevano bisogno di aiuto per connettersi, perché mai avremmo pensato in condizioni normali di insegnare a loro a scuola a fare queste cose. Quindi qui vedete che le lezioni con Zoom, che sono il lunedì, mercoledì e venerdì, sono divisi in 2 gruppi. E avevo una variante, una variabile che era la bimba che si chiama Viola, che è scritta qui sotto, perché era l'unica che poi aveva la mamma che lavorava, essendo medico, e che mi mandava il messaggino, si collega al mattino, si collega al pomeriggio, a seconda di come poteva. E devo dire che è stato funzionale, perché avevo un numero ridotto di bambini, li vedevo bene, lavoravamo bene. E funzionava, tant'è che poi ho mantenuto questo calendario anche quando poi tutti i genitori ormai erano a casa e non esisteva più il problema di chi lavorava al mattino e chi al pomeriggio. Però abbiamo visto che la cosa andava bene, i bambini gradivano, avevano i piccoli gruppi e vedete che c'era anche la tirocinante.
che al mattino lei faceva, poteva fare seguire le lezioni al mattino, quindi la tirocinante non ha perso il suo tirocinio, ha fatto il tirocinio insieme a noi e ha fatto questa esperienza con noi, quindi ha dovuto ricreare un calendario scolastico diverso. E alle famiglie che tipo di indicazioni davi? Anche qui, questa che vedete sono i primi incontri, come vi dicevo, che abbiamo fatto con le famiglie. Qui c'erano genitori e bambini, perché prima uno l'ho dedicato solo ai genitori. Poi abbiamo fatto un accordo anche su come diventava classe quel pezzo di casa, quindi che bisognava creare le condizioni di silenzio, che i bambini potessero lavorare tranquillamente per quanto possibile, che gradivo la presenza dei genitori per chi voleva stare e doveva diventare parte della tappezzeria, perché vedo che c'è qualcuno che scrive che non sente nulla. Ci sono dei problemi, Angelo, magari per l'audio? No, Cioè io sento benissimo. no, io non vedo la Ok, chat. Forse Danila perfetto. puoi alzare un Io la pochino quello. vedo. Ah, questa, la collega dice che era lei, si scusa, perfetto. No, temevo solo che non sentissero tutti perché vedo la chat apparire. Perfetto, sono contenta, Cinzia, che ci senti. Allora, con le famiglie mi hanno detto, i genitori possono ascoltare benissimo, anzi, erano bambini piccoli e poteva essere utile che il genitore ribadisse le cose che io ascoltavo. Però potevano stare da soli, ma abbiamo proprio fatto un patto chiaro con le famiglie. Devo dire che sono stati bravissimi, questi genitori. La maestra, un buon numero assisteva alle lezioni, si metteva sullo sfondo. Addirittura è successo una volta che una mamma stava dando il bianco, come tanti hanno fatto durante il lockdown, e imbiancava. E poi a un certo punto si è fermata e mi dice: "Scusa, posso stare a sentire anch'io?" Ho detto: "Certo, volentieri." Però si facevano prendere. Questo per dire che all'epoca, anche adesso continuiamo in questo sistema, ma è stata un'avventura che ha preso proprio un po' tutti. E quindi le famiglie mi sono state molto dietro, ma è stato importante fermarsi, parlare con loro. Io all'inizio avevo proprio bisogno di aiuto, qui capite, era proprio una novità del momento e ho chiesto fortemente la loro collaborazione e sono stati bravissimi. Però la comunicazione è alla base di tutto, ecco. Da allora poi è andato tutto abbastanza bene, anzi direi bene. Vai pure. Come erano organizzati i tempi? Perché di nuovo era tutto diverso, quindi tu fissavi dei tempi fissi oppure variavi a seconda della situazione? Anche qui, no, io fissavo abbastanza dei tempi, io mi preparavo delle lezioni e i materiali che avessero un po' di durata. Parliamo di bambini di 7 anni che hanno letto bene. Io sono partita con un'ora scarsa e di quest'ora scarsa più avanti vi parlerò come era stata suddivisa, per arrivare a un'ora e mezza, che mi sembrava che il tempo fosse quello giusto dell'attenzione di fronte a uno schermo, anche per bambini più piccoli. Sì, non li ho stabiliti, assolutamente. Anche perché dovevo strutturare una lezione che durasse quel tot, e non avevamo tutto il pourparlers e tutto il contorno che normalmente si ha in classe. Ecco. Ok. Siccome il tempo comunque era molto ridotto rispetto al tempo scuola normale, non so quante ore tu facessi settimanalmente prima di questa interruzione, però sicuramente anche dal calendario che abbiamo visto prima si evince che erano molte meno le ore propriamente di lezione. Hai dovuto fare delle scelte, hai individuato degli apprendimenti essenziali, quali in particolare? Beh, devo dire che prima di tutto ho capito in quell'occasione cosa vuol dire apprendimento essenziale. L'ho proprio capito, mi è stato chiarissimo in quel momento. Perché il tempo era poco. Immaginate una giornata a scuola, io lavoro in un tempo modulare di 27 ore, tutto questo era ridotto in un'ora e mezza scarsa per 3 volte più il lavoro a casa. Quindi dovevo per forza fare delle scelte.
E allora mi sono rivista un attimo la programmazione e ho detto quali sono le cose essenziali che devo dare per poter affrontare bene il prossimo anno scolastico. E mi sono rivista e questa cosa mi è rimasta ancora oggi perché quando ho rivisto la mia programmazione di inizio anno, ho pensato importante segnarmi sotto gli obiettivi essenziali, quasi un mettere le mani avanti, ma è avere ben chiaro che queste cose sono da fare e per forza bisognava fare delle scelte. Il tempo era quello che era. Quindi scelti poi magari ci puoi fare qualche Sì, esempio di questi saperi certo. essenziali che hai individuato. E quindi, una volta individuati questi saperi essenziali, c'era il problema di come organizzare il tempo lezione. Ovviamente anche questo sarà stato frutto di una progettazione, immagino. Sì, che devo dire ho progettato forse dopo la seconda lezione. Allora mi sono resa conto. Allora, tanti bambini erano contenti di vederci, avevano delle cose da dire e all'inizio dovevo catturare di colpo la loro attenzione, non potevo perdere tempo. Allora, prima cosa, io ho comunicato questo lavoro a loro dicendo che noi dovevamo lavorare gli ultimi 10 minuti, potevamo chiacchierare, raccontarci, farci vedere delle cose, ma prima si lavorava. E loro sapevano che dovevano aspettare alla fine della lezione per dire, far vedere il gatto, portarmi nella loro stanza e fare queste cose. Allora, partivo, come dicevo, con un'attività accattivante, leggera. E erano 3 giorni e facevo così. Un giorno iniziavo con una lettura, un giorno iniziavo con un origami e un giorno con un esperimento di scienze. Che devo dire? Tanto soft non era. Loro lo vivevano, io facevo cose divertenti, facevo un esperimento, facevo una pallina da sotto il tavolo, inquadravo il tavolo, cose che li divertissero, poi diventava il lavoro di scienze. E quella era l'apertura che sempre poi veniva utilizzata, perché la storia che leggevo aveva sicuramente un nesso col lavoro di italiano. L'esperimento di scienze e coscienze e gli origami con la geometria e la matematica, come sapranno tanti di voi. Quindi, però era divertente, incominciavo a catturare l'attenzione. In base a questa attività c'era il corpo centrale della lezione, che era quello dove sviluppavo, come dico, quegli obiettivi che avevo cercato, e non so se ho fatto bene o male, ma di selezionare con molta attenzione. Rimaneva poi e lavoravamo, io vedevo quando cadeva l'attenzione, devo dire che erano molto, come dicevo prima, divertiti da questa novità. E poi chiudevamo sempre con un contenuto che io ho chiamato relazionale, ma era la chiacchiera, raccontarci, il prendere la merenda sera pomeriggio, io mangio questo, vuoi vedere il mio gatto, questo giocattolo e così via. E chiacchieravamo quei 10 minuti. E devo dire che con questa classe ha funzionato. Vuoi che erano piccoli, vuoi non so, però così ha funzionato. Ecco, ma di tutto questo, perché non c'era un materiale, non c'era un quaderno, non c'erano le cose che solitamente ci sono a scuola. E quindi ai bambini materialmente che cosa restava? Eh già, perché dimenticavo di dirvi, come sarà successo a tanti di voi, i materiali erano tutti a scuola. Noi, come abitudine, nella nostra classe i bambini portavano avanti e dietro giusto il quadernino o un libro perché dovevano fare qualcosa. C'erano le vacanze di carnevale, abbiamo deciso che ci dovevamo riposare, finito il quadrimestre, prove quadrimestrali e quant'altro. Non avevano nulla con loro, non avevano un libro, non avevano un quaderno, non avevano nulla. E questo di nuovo forse è stato un problema o forse no, non lo so, però ho dovuto inventarmi. Allora, preparavo delle presentazioni in PowerPoint, scrivevo dei fogli, facevo delle mappe e ogni lezione. Io poi proiettavo, condividevo la lavagna con loro, lavoravo e il materiale che avevano usato durante la lezione lo postavo su Classroom, così loro potevano rivedersi la lezione.
Se spiegavo l'uso dell'accento piuttosto che come si fa un'operazione, qualunque cosa, avevano la loro spiegazione che poi potevano rivedersi con calma a casa se avevano necessità. Veniva tutto messo in classe con questo materiale. Ci siamo ricostruiti il nostro libro di scuola. A questo punto, come possiamo definire la DAD nella tua interpretazione? Era una didattica frontale oppure più tesa allo sviluppo di competenze? Come c'è scritto lì, è stata una bella sfida da tutti i punti di vista. Allora è iniziata come una didattica frontale, perché stavamo provando, io ero al di qua dello schermo, loro al di là, come succede adesso, con la differenza che non vi vedo, invece i ragazzini li vedevo. E poi mi sono resa conto, parlando di competenze, che in questo momento, con questa attività, stavamo allenando delle competenze molto diverse da quelle europee, da quelle che voi ben sapete, ma che di fatto sono le competenze che noi sempre in classe chiediamo e pretendiamo da loro. In questo momento era diventato vitale allenare l'attenzione, perché avevamo poco tempo e dovevano stare lì. Ma anche la pazienza, perché dovevano aspettare. Poteva succedere che c'era un bambino che non riusciva a prendere la connessione, ci riprovavamo, e quindi anche i tempi, anche la discussione è diventata tutto più complicato. E dovevano resistere ad aspettare, volevano dire, volevano fare qualcosa e dovevano resistere davanti allo schermo a lavorare concentrati per un'ora almeno. E poi dovevano anche sopportare, cioè c'erano cose, sono competenze nuove. Fra l'altro, poi vagando sul web ho visto le nuove competenze della Dharma, nuove proprio per niente, sono esattamente le stesse cose che noi chiedevamo e chiediamo adesso, ma che in quel momento era importante che loro fossero in grado di attuare. Rimaneva comunque ancora un po' una didattica di tipo frontale e la cosa mi stava veramente un po' stretta, devo dire. Allora io nasco come con Bruna nel gruppo di apprendimento cooperativo del CESEDI e la mia classe ha sempre una gestione cooperativa, le lezioni frontali sono ridotte al minimo e loro sono abituati a lavorare, a vivere insieme, quindi questa era una cosa veramente nuova, difficile. Io ero di qua e loro erano di là allo schermo. Dopo qualche lezione stavamo tutti soffrendo da morire in questa situazione. Allora abbiamo detto, ma perché il laboratorio scuola è qui? No, a scuola avevamo iniziato un laboratorio di lettura, a scuola avevamo un laboratorio di scienza, a scuola facevamo un laboratorio di matematica tutti insieme. E adesso i bambini mi chiedevano queste cose. E allora ho pensato, a cosa possiamo fare? Possiamo comunque fare il laboratorio. Come vi dicevo, scienze è diventato un laboratorio ambulante. Noi diciamo, il metodo è che osserviamo un fenomeno, troviamo uno esperimento, cerchiamo di capire, ragioniamo, scriviamo. E allora io facevo la proposta, lanciavo a loro un problema, e poi loro ci pensavano, poi ci rivedevamo, poi ne discutevamo e poi facevamo tutti i nostri percorsi. E da questo è nato un piccolo libro, Piccoli scienziati al lavoro, qua li vedete, qui si erano tutti vestiti, anche qui hanno messo in atto un sacco di competenze, oltre alla competenza scientifica, quando abbiamo deciso, ma perché non facciamo un libro, registriamo tutti i nostri esperimenti e li pubblichiamo, li rendiamo visibili a tutti e abbiamo fatto un videolibro. Allora ognuno, noi avevamo fatto un tot, una ventina di esperimenti, ragionavamo molto praticamente solo su aria e acqua lo scorso anno. Loro poi hanno scelto fra tutti gli esperimenti fatti quello che loro piaceva di più e l'hanno ambientato in casa loro. Allora il compito era: dovete ambientare, cosa facciamo, come ci vestiamo, come si vestono gli scienziati? Allora tutti un camice, una camicia bianca della mamma o del papà. E alcuni si sono fatti le scritte dopo, hanno creato il loro angolino
da scienziata. Abbiamo registrato tutti questi filmati con relative spiegazioni, schede tecniche e abbiamo creato un piccolo libro e quindi abbiamo potuto continuare il nostro laboratorio. Io che ho avuto la fortuna di vedere questo libro, posso testimoniare che in questo laboratorio c'erano anche numerosi aiutanti, che Ah, erano sì, i è vero. fratellini minori, no? Per cui c'era il fratellino minore che frequentava la materna, che tutto precompreso passava gli oggetti al fratello maggiore. Erano spassosissimi Ci questi sono anche, ragazzini. vedete dalle foto, tre fratelli maggiori, una sorella maggiore che vedete che è quella più alta vicino al fratellino e uno addirittura ha avuto il papà che voleva fare l'aiutante. Nel nostro libro compare il papà perché si sono fatti prendere anche i fratellini a casa, che alcuni di questi non avevano ancora attivato niente e cercavano di spiare, no? Io li vedevo che dietro lo schermo spiavano il fratello, dicevo dai, dai, vieni anche tu, puoi ascoltare. E loro si sono divertiti davanti a fare questa cosa e abbiamo ravvivato un po' la tristezza di quei mesi. Stessa cosa del laboratorio di lettura. Allora noi siamo sempre andati in biblioteca, fatti i laboratori di lettura, adesso a casa. Come motivavo questi bambini a leggere da soli a casa? Allora anche qui abbiamo fatto un lavoro di continuità con l'infanzia. Abbiamo regalato all'epoca agli insegnanti dell'infanzia, registravano, filmavano storie da raccontare ai bimbi. Allora abbiamo, ognuno di loro ha scelto una lettura. Ambientate in casa, li vedete in pigiama nel letto, sulle scale di casa, perché si doveva capire che eravamo chiusi in casa, non si poteva uscire e quindi leggevamo in casa. E loro hanno allenato questa competenza della lettura, perché bisognava leggere bene per i bambini piccoli che capivano. E abbiamo fatto anche un videolibro con tutte le loro letture. E sono stati molto bravi. Queste cose ravvivavano un po' le nostre tristi giornate, faticose giornate. Prego. E qua. Anche qua. Vai, Bruno. Vado, ma non c'è niente da chiedere, per cui vai No, tu non a volevo solo dire raccontare. che noi alla scuola della buona Gemma Gallino, che ci ha avviato, che è il nostro mentore di origami, forse tanti di voi la conosceranno. Geometria fatta con gli origami. Anche qui è stato divertente perché alcune mamme dietro provavano e non ci riuscivano e me l'hanno anche fatto notare a fine anno, che dicono: ma con la mania degli origami nella pagella che ho ricevuto, insomma. Però è stato molto divertente. Abbiamo fatto i nostri origami, geometria con gli origami. Qui avevo chiesto ad alcune mamme ogni tanto, io ho molto documentato tutto il percorso. E ho chiesto anche a qualche genitore se mi faceva qualche foto da casa, in modo che voi due, il bimbo sopra, vedete, fatta fotografato dai genitori, le altre le facevo io col computer. Sentendo sti racconti, io mi sono chiesta, ma si può insegnare tutto a distanza allora? E vabbè, io ero insegnante di matematica, per cui i primi problemi, pensando a quali sono le difficoltà enormi che devono affrontare i bambini in terza elementare, mi sono chiesta, ma come ha Seconda, ero fatto? in Ero seconda. seconda elementare, come avrà Sì. fatto Danila a introdurre certi elementi della matematica. Sì, tutto si può insegnare, forse, spero di sì, non lo so, dipende come, in qualche modo, certo, tutto si può insegnare. Ci pensavo, ci mettevo un po' così e vedevo. Allora, laboratorio di matematica, ad esempio, non avevamo ancora fatto divisioni quando siamo stati a casa. E allora, come spiegare le divisioni? Oltretutto, tutti chiusi in casa, non si poteva uscire, acquistare nulla. E dovevo fare tutto quello che si poteva fare anche nei nostri laboratori, anche gli esperimenti di scienze, poi abbiamo scelto quelli che non presupponevano l'acquisto di nulla. E qui le divisioni. Allora, un'altra cosa io facevo, mandavo su Classroom un messaggio dicendo che cosa serviva per la lezione successiva sempre. Loro sapevano più o meno che la cadenza era quella come discipline, però in questo caso, vedete, il laboratorio di matematica imparavamo a fare le divisioni, come facevamo? Cosa ci poteva servire? Dei bicchieri, un pacco di pasta. Bicchieri in casa c'erano e la pasta anche. Allora io dicevo, domani mattina lezione con un pacco di pasta e i bicchieri. Tutti stupiti e abbiamo imparato le divisioni facendo il laboratorio con bicchieri e pasta.
Allora, tutti dal sacchetto di pasta, prendete fuori 20 paste e tutte le paste, prendiamo 4 bicchieri, 5 bicchieri, 7 bicchieri, mettiamoli in parti uguali. Giocavano, sperimentavano come avremmo fatto a scuola sperimentando la divisione e ci sono riusciti, devo dire. Anche questo poi lo formalizzavamo sul quaderno, scrivevamo su quello che avevano, quaderni, carta, computer. A me di fatto quello che è rimasto di tutta la loro attività sono rimasti tutti i fogli che sono su Classroom, non ho mai visto, neanche mai richiesto quaderni da vedere dov'è. Però loro hanno sperimentato così anche il laboratorio di matematica. Tutti sono divertiti. E questi bambini avranno così scoperto in maniera materiale quello che di solito in maniera astratta, secondo me, capiscono pochissimo, e cioè la differenza tra una divisione che dà un risultato esatto e una divisione che dà il resto. Il resto è uno dei concetti più difficili, non solitamente da comprendere per i bambini. Certo. Con i bicchieri, con la pasta che avanza, Era invece, facile. sicuramente. E devo Ma dire che addirittura. questo è il fascino che prova l'insegnante di scuola secondaria di fronte alla magia della scuola primaria che secondo me si trova davanti il compito più difficile nella didattica della matematica, perché è proprio, sono quelle basi che sono fondamentali per sempre, tutta la vita, e se non sono insegnate bene creano dei buchi neri, degli ostacoli che uno poi si porta dietro, che noi poi Assolutamente. potevamo, che io potevo vedere insegnando nella scuola secondaria. Ma non solo, immaginate che la tirocinante, facendo un lavoro sulle divisioni di contenenza, che partiamo, mi ha detto: ma sai che le ho capite adesso che le spiega ai bambini? Ho detto: beh, complimenti, mi fa piacere, però insomma, perché l'ha vissuto praticamente, ha visto. La tirocinante era sempre presente con noi, è stata molto carina, brava, ha fatto le sue lezioni, ha seguito ed era molto partecipe. Ah, non ci siamo fatti mancare nulla, neanche il lavoretto di Pasqua. Noi della scuola primaria, molta manualità, qui vedete anche la nostra tirocinante. E di nuovo abbiamo scelto un lavoretto che potevamo fare col materiale, un foglio di carta da fotocopia, un pizzico di cotone e un rotolo di carta igienica. Abbiamo fatto un banalissimo coniglietto. Ma vi assicuro che fare disegnare quelle orecchie, quel faccino tondo e gli occhi e il naso a distanza spiegando sembra così banale perché erano le due zampine, l'ovale del viso e quelle due orecchie e un po' di cotone infilato dentro il rotolo di carta igienica. È stato non semplice, è stato un lavoro impegnativo per tutti, eh? Veramente impegnativo. Sia per noi spiegare, loro ritagliare, infatti è stata una lezione di un paio d'ore questa, perché è stato lungo, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto anche questo. Però non avete potuto andare in gita, ovviamente. No, 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 qui ti sbagli. Siamo andati a teatro in gita, siamo andati in gita in una pozza in Kenya, che ha appassionato da tantissimo i bimbi. Questa pozza aveva una telecamera live. Ci siamo appostati di notte la prima volta perché ci avevano detto, questa foto, quella di notte, l'ha fatta un bambino. E abbiamo visto gli elefanti che andavano a bere alla pozza. Sciocchi, io dicevo, state zitti, fermi, perché se ci sentono, scappano spaventati. E loro in silenzio, non possiamo parlare. No, 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 in silenzio, stelline. Poi ho svelato che mi stavo prendendo in giro. Ma loro sono andati, poi mi hanno detto più volte a quella pozza ancora a vedere. E ci siamo andati anche di giorno. Di giorno abbiamo trovato gli escrementi degli elefanti che avevamo visto la notte prima, questo airone che si abbeverava. No, no, abbiamo fatto le nostre gite, abbiamo visto spettacoli, siamo andati a musei e abbiamo fatto. Questa era la gita di fine anno, abbiamo solo fatto questa. Non c'è perché. Andare a cercare tutte queste cose e poi doveva venirmi in mente, cioè, ma facciamo una gita, dove andiamo, cosa possiamo fare? Adesso c'è molte più cose, ma all'inizio, insomma. Però ci siamo fatti anche la nostra gita di fine anno, devo dire, con soddisfazione di Poi è arrivata l'estate tutti. e Bene. siete praticamente siete ritornati in classe, è sparita la. Ah, ecco. Diapositiva, eccola I qui. bambini della primaria sono tornati in classe. E di questo lavoro che cosa è rimasto? Beh, devo dire che è rimasta un'enorme esperienza per tutti, per gli alunni e per i docenti.
adesso io posso parlare in prima persona per quello che è stata la mia esperienza, ma anche per i bambini. Io ho trovato un salto, una crescita incredibile. E ancora adesso tutto quello che facciamo in classe ci sono sempre. Ma l'anno scorso avevamo detto, ma prima facevamo. E tutta questa esperienza, anche dal punto di vista digitale, che tutti quanti abbiamo acquisito, non l'abbiamo buttata via. L'abbiamo detto. Infatti con Bruna, se ti ricordi, si parlava prima ancora che qualche ministro ci nominasse l'ADDI o quant'altro, dicevamo, questa esperienza cambierà la scuola, non potrà mai più essere la stessa cosa. E in effetti è stato proprio così. Ecco, sicuramente per i docenti poi ci sarebbe da ragionare tantissimo perché Certo. sappiamo che non è stato così in tutte le scuole, non è stato così per tutti i bambini e per tutti gli insegnanti, però i tuoi bambini hanno avuto questa opportunità veramente eccezionale e mi piacerebbe anche sapere che cosa ne dicono loro. Se li hai intervistati, se hai chiesto loro che cosa gli è rimasto di questa esperienza. Assolutamente, ne abbiamo molto parlato di questa cosa quando siamo ritornati in classe, perché c'era un piacere incredibile essere di nuovo a scuola con tutte le difficoltà del caso che sapevamo. Però abbiamo ripensato a questo. Questa che vedete è una struttura dell'apprendimento cooperativo che si chiama Carta T, che viene utilizzata in un sacco di occasioni per un sacco di ragioni. Quindi ho chiesto a loro come si sono sentiti, come si sentivano loro mentre lavoravano, quali erano le difficoltà, le emozioni e come sembrava loro di aver appreso, come hanno fatto ad imparare. Allora, qui vi lasciamo la struttura, giusto perché vi rendiate conto che è una struttura molto agile, snella e facile. Quando vogliamo raccogliere opinioni, cosa ho fatto, come mi sono sentito, come ho lavorato. Adesso noi non possiamo. In genere queste carte a T le facciamo con un foglio unico su tavoli A4 di bambini dove tutti scrivono sullo stesso foglio per la condivisione dei materiali. Adesso questo sapete bene che non è possibile. Allora abbiamo usato i post-it, abbiamo fatto sulla lavagna una grande carta a T e loro hanno incollato i loro post-it dove scrivevano le loro impressioni. Poi li abbiamo trasportati sul muro solo perché erano più leggibili. Allora, mi sono sentito? Tanti, vedete, emerge tanti solo, triste, amareggiato, però emozionati, anche felici, anche un po' tristi. E loro mi hanno detto, ma eravate tristi, ma eravamo tristi perché volevamo stare, vederci di persona. Però l'esperienza, l'emozione, l'hanno scritto solo in tre, ma io li vedevo molto emozionati, soprattutto all'inizio, quando abbiamo, poi è diventata routine, abitudine. Però, sì, vedete. Queste sono, e poi anche come hanno preso con facilità, con piacere, qualcuno con difficoltà, con timore, uno ha scritto con accoglienza, bellezza, emozione, tristezza, insieme, con affetto. E sono state tutte cose da bimbi piccoli, cioè loro erano piccini, però sono rimaste forti queste emozioni. Finita, cioè quest'anno però la cosa si è complicata ancora perché in qualche modo l'anno scorso era solo un problema di didattica a distanza. Quest'anno, tra quarantene, malattie effettive, problemi vari, spesso hai dei bambini a casa, dei bambini a scuola e quindi si è inventata la cosiddetta didattica digitale integrata. Come l'hai affrontata? Ma devo dire che è diventato quasi naturale. Allora, loro sono diventati molto bravi ad accendere il computer, la connessione, ormai hanno imparato benissimo. Quindi anche se sono a casa con i nonni o soprattutto a casa con i genitori in quarantena, vedete, io ho il computer sulla cattedra e spiego alla classe, i bambini seguono. Voi lo sapete che sono previste un tot di ore, che mediamente un'ora e mezza al giorno, però loro non si vogliono scollegare. Allora io questa cosa l'ho resa chiara ai genitori, che non è dovuto, che loro hanno diritto a scollegarsi, ma loro vogliono rimanere. Addirittura all'inizio
volevano rimanere collegate. La prima bambina che è stata in didattica a distanza è stata proprio all'inizio, faceva caldo, andavamo in cortile a giocare e lei mi faceva, tutti i bambini mi facevano portare, mettevo il computer a terra in mezzo al prato, loro giocavano, a turno si sedevano e facevano merenda con questa bimba. Poi vedevo una triste fine del mio computer, poi ho detto no, adesso scollegati un pochettino, li scollego durante l'intervallo, poi li ricollego. Però è diventato naturale. Ci vogliono alcune accortezze, perché io scrivo alla lavagna per tutti, se scrivo, ma vediamo cosa succedeva con la lavagna. E mi sono, cioè, queste sono le piccole cose che impari. Qualcuno andava alla lavagna a scrivere e dice, ma no, ma non vedo bene cosa hai scritto. E allora basta togliere la modalità a specchio, perché si veda, sono delle piccole attenzioni, come inquadrare bene. Io utilizzo una delle due lavagne, quella che è più comoda, e poi uso la lim, tutto quello che è possibile avere. E come facevi a coinvolgerli questi bimbi a casa che non si sentissero esclusi? Ah, no, ma loro cosa facevano? Partecipano, perché anche adesso ho un bimbo solo a casa, attivamente alla data. Ad esempio qui dettavano alla compagna che scriveva alla lavagna quello che volevano far vedere a tutti i compagni. Oppure rispondevano alle domande, loro partecipano attivamente al mattino, il saluto, oppure spengo, dico ciao, dobbiamo andare, fammi salutare. Allora faccio salutare tutta la classe, no, partecipano molto, no, lavorano con tutti gli altri. Mentre preparavamo questo lavoro, mi hai raccontato una cosa molto buffa Ah, è di... Ecco, vero, mi scordavo. te la Cos'è ricordo. successo? Grazie. Allora, questa cosa di avere a turno, praticamente non so, sono stati pochi sono i giorni che non ho qualcuno a casa, più la quantità. E due bimbi hanno finto di star male, voi sapete che adesso se non si sta più che bene, non si può far cantare, qualunque sintomatologia riportabile al Covid prevede che il bambino stia a casa, che venga messo in aula Covid e portato a casa. E mi è successo due volte con due bimbi e poi la mamma mi dice, ma sta benissimo, è solo che voleva provare a fare la didattica a distanza con i compagni a scuola. E allora ho detto va bene, tienila a casa un po' di giorni che goda a vedere, però erano così curiosi, la cosa piaceva che volevano stare a casa anche loro per poter fare la didattica a distanza. E qui con l'aiuto della LIM, facilissimo, io proietto i bambini, partecipano, discutono con i compagni, lavoriamo per tutto quel che è possibile, vedete, mantenendo le distanze, però usiamo Ecco, tutti gli problema delle strumenti che troviamo. distanze a scuola, come hai fatto? Infatti l'ostacolo, il difficile è stato proprio questo, perché noi eravamo abituati a lavorare così. Questa è proprio la classe poco prima di stare a casa, è in apprendimento cooperativo, in uno spazio stretto, condivisione di materiale e tutto, e adesso non si poteva più. Allora siamo partiti con le nostre distanze, con i segni sui pavimenti e poi ho trovato questa soluzione con i nostri banchi rettangolari. Almeno sono a coppie e ci accontentiamo così, ci siamo adattati così, la distanza da rima boccale c'è e cerchiamo di fare quello che riusciamo a fare insieme a coppie E per perlomeno. i materiali? I materiali non si possono condividere, purtroppo i materiali non si condividono. Loro, vedete, sotto il tavolo hanno queste scatole, lasciano tutto a scuola, tutto il materiale scolastico resta a scuola. E a casa come si fa? Questa è una scelta che abbiamo fatto con i genitori. Ci ha dato il là anche lì, tutto non nasce per caso. I nostri libri di testo quest'anno sono arrivati particolarmente tardi. Allora hanno scaricato tutto il formato digitale. C'è stata una ristampa, li abbiamo avuti a novembre i nostri libri di testo. Loro hanno iniziato ad usare il libro digitale e abbiamo mantenuto la Classroom, quella Classroom che avevamo creato lo scorso anno. Adesso l'abbiamo ricreata con l'account dei bambini, ogni bambino ha il proprio account istituto perché in un attimo il mio drive scoppiava perché tutto il materiale che io producevo lasciavo loro, tutti i loro compiti finivano tutti nel mio drive che dopo un attimo era strapieno. Invece così adesso utilizziamo quello dell'istituto e loro a casa lavorano sul digitale e a scuola lavoriamo con carta e penna e libri di carta. Loro hanno la classroom dove io
carico i compiti, li spiego, faccio queste cose e usano il libro digitale per studiare e fare esercizi e mi rimandano alla pagina del libro. E quindi per sicurezza manteniamo, non circola nulla fra casa e scuola, giusto un piccolo zainettino che vedete lì alle loro spalle dove hanno la merendina, la borraccia, due cose, però non trasportano nulla e tutta questa esperienza dello scorso anno dell'usare il digitale ci è venuta incontro quest'anno, ci ha dato una bella utilità. Così cerchiamo anche di progredire un pochettino ancora da questo punto di vista. Allora, tutto questo, che prospettive vedi per il futuro alla luce di questa esperienza, per quel che riguarda te, ma per quel che riguarda la scuola in generale? Dove va la scuola? Qua vediamo un bel pulmino È una bella che... domanda, eh? Chi lo sa dove va? Bisognerà vedere. Sicuramente questo ci ha aperto, secondo me, una strada che è pazzesco come c'erano cose che sapevamo fare, che avremmo potuto sempre fare, ma che se non avessimo avuto la necessità non ci sarebbe venuto in mente di avviare. Io mi ritengo curiosa, mi annoio, non voglio che i miei ragazzi si annoino, perché se mi annoio io sono sicura che si annoiano anche loro. Però non mi sarebbe mai venuto in mente di fare un lavoro del genere, capisci? Quindi ormai abbiamo aperte mille strade. Spetterà a tanti vedere di aiutarci perché è veramente faticoso dal punto di vista dell'insegnante. Io devo dire che mi sono fatta appassionare, ho fatto tutte queste cose, ma è stato estremamente faticoso, come immagino la fatica di tutti. E ancora adesso, con i bimbi a casa, i bimbi a scuola, per carità, è indubbiamente faticosa, però ci ha aperto un sacco di strade nuove che spero riusciremo a percorrere bene, insomma, a darci. È stato un Grazie grande stimolo, Danila. figurati. Non Allora, sappiamo se vediamo se abbiamo qualche domanda, se qualche vediamo se abbiamo abbiamo. qualche domanda. Allora, vediamo dov'è la No, chat. io non ne Eccola vedo qua. domande. Chat, c'è un buonasera. Che No, giustamente non ci sono qualche domande. domanda e qualche anche osservazione, Certo, considerazione. certo, O certo. se qualcuno di voi si è mosso in maniera completamente diversa, se vi siete riconosciuti in quello che ha proposto Danila, se avete delle osservazioni da fare, anche delle critiche su questa modalità che Danila ha adottato. No, io ribadisco che sono stata molto fortunata in questa situazione, non ho perso nessun bambino, non abbiamo avuto problemi di connessione, c'erano tre bambini senza dispositivi e la scuola, come immagino tutti, li ha dato incomodato d'uso e quindi dopo una settimana erano tutti organizzati o poco più, no? Quindi sono consapevole, che sia stata una situazione particolarmente fortunata, però insomma, bisogna aiutarsi un po'. Angelo, tu vedi delle, perché non vorrei che magari non le vediamo noi le chat, tu vedi delle domande? No, no, neanch'io, no, no, non mi Ah, risulta per non adesso. le vedi nemmeno tu. Sì, per adesso non Vediamo risulta. se qualcuno volesse intervenire può o questo sistema non lo permette? No, non lo so. Possono, per esempio. Una collega ha scritto che trova questa esperienza molto funzionale. Per adesso non ci sono solo questi commenti. Un'altra collega, Donatella, ha detto che Danila ha avuto a disposizione gli strumenti giusti anche in aula. Invece, nella sua scuola, devono utilizzare il proprio hotspot. Gli insegnanti devono utilizzare il proprio hotspot personale, per cui per loro fare l'ADD è problematico, cioè impossibile, dice proprio. Oh no, capisco, mia figlia che insegna si trova a fare hotspot anche lei a volte col suo telefono per fare lezione, quindi lo so, consapevole di questo. So anche che sono stati messi in carico, poi dipenderà molto dalla scuola, da come ci si attiva, delle risorse anche per le connessioni internet, però in effetti sicuramente è difficile, certo. Però ci piaceva raccontarvi questa esperienza perché ha dato delle cose e perché comunque penso che in quella direzione ci si dovrà muovere e quindi anche le scuole attivarsi
per dare a disposizione degli insegnanti tutti i mezzi che sono necessari, perché è impensabile altrimenti. Certo, capisco. Ma dal punto di vista, mi piacerebbe sapere da quelli che sono presenti se hanno notato nelle loro scuole un salto qualitativo da parte degli insegnanti nell'uso degli strumenti informatici, perché io ho sempre notato, ma anche nei corsi che abbiamo fatto, che da questo punto di vista nella scuola c'era un enorme ritardo. E questo l'avevo sempre trovato molto preoccupante perché ci sono degli strumenti che sono utilissimi e che non venivano utilizzati. Mi piacerebbe sapere dai presenti se effettivamente questa, come spesso, a volte purtroppo le brutte cose, le disgrazie in qualche modo aiutano a far crescere, se hanno notato nelle loro scuole che comunque ci sia stata una crescita in questo senso e anche nella scuola di Danila, mi piacerebbe saperlo. Sì, nella mia scuola, come in tante altre scuole, ci sono stati colleghi che hanno puntato i piedi in questa situazione perché si sono trovati. La mole di lavoro era tanta. È vero che non andavamo a scuola, io devo dire che ho finito l'anno scolastico scorso, me ne sembrava di averne fatti 3 consecutivi. Come dico, sono curiosa, divertita e quindi è andata bene così. Però anche da noi è molto cambiato, eh? Volere volare, tutti un pochettino si sono adattati, anche già solo l'uso del registro elettronico. Alcuni di noi non hanno attivato tutte queste cose, ma hanno fatto un uso un po' più sensato del registro elettronico, pubblicando cose, ricevendo compiti, invece solo che inviare si possono anche ricevere e tecnologicamente tutti un pochettino siamo cresciuti, in qualche modo, sì, sicuramente. Benissimo, Bene, vediamo se speriamo ecco anche c'è qualcuno da che dice anche da noi molti hanno ricevuto tablet in comodato d'uso, la maggior parte degli alunni ha partecipato alla DAD. Bene, questo Bene, sì, fa è piacere buono. perché insomma pensare ai ragazzi che si siano sentiti abbandonati dispiacerebbe molto. Io so di esperienze in cui purtroppo la DAD è consistita in dare molti compiti e utilizzare questi strumenti esclusivamente per far lavorare i ragazzi in esercitazioni ripetitive un po' noiose. Io spero che questa sia una pratica poco diffusa, ma il polso di questa situazione ce lo potrà dare solo una ricerca approfondita, immagino. Ma leggevo quello che ha scritto Cinzia, che dice: per quanto mi riguarda, io lavoro con l'handicap, il lavoro in DAD ha fatto emergere caratteristiche che in presenza per varie ragioni non vengono fuori, in qualche modo ha rafforzato i bambini in difficoltà. Anche qui si è molto parlato su quelli che potevano essere i bambini in difficoltà o meno. Io so di colleghe che hanno preso bimbi da soli, hanno lavorato, per carità. Un altro punto che è emerso, che non vi ho detto, è che le persone, i genitori, si sono resi più conto di come funziona la scuola, si sono dovuti sporcare le mani, come si dice, anche dando un piccolo aiuto ai loro figli. Più erano piccoli, più dovevano partecipare a questo. E alcuni mi hanno detto: ma che pazienza, ma io non sapevo che mio figlio ti chiedeva tutte queste cose, ma io... hanno visto effettivamente anche lo sforzo e la fatica. Per carità, sono resi consapevoli. E questo che dice Cinzia, che sono emersi aspetti diversi, è come quando io ho notato quanta pazienza, attesa dovevano mettere in atto, quali altre competenze, difficoltà, e sono emersi aspetti che a volte sottovalutiamo, ma non per forza di cose, perché vivendo la classe intera si vive un'esperienza completamente diversa. Ed lì sono emerse, in bene e in male a volte, purtroppo. Hai anche dovuto fare degli interventi di tipo disciplinare, diciamo così, tra virgolette, repressivo durante questa Non volevo esperienza? che tu mi facessi questa Io te domanda. la faccio perché sono Sei stata cattiva, perfida. perfida. Beh, l'ho fatto una volta sola. Perché io, come vi avevo detto, ho fatto un paio di lezioni con i bimbi per come si sta inquadrati, come si lavora, cosa si fa.
e tutto era concesso, forse non proprio tutto, tranne che disturbare la lezione, interrompere, fare. Una volta ho buttato giù la comunicazione un bimbo, l'ho fatto cadere dopo N richiami. Perché lui era esattamente creatura quello che io vedo a scuola, cioè era proprio così, non è che è successo niente, rendendo molto più difficoltosa la lezione in quel contesto. E col genitore presente, perché erano lì che vagavano per casa, e devo dire che ha fatto, è servita forse per rendere chiaro alla famiglia cosa succedeva. Il genitore mi ha scritto scusa in chat, mi ha chiesto se lo potevo ricollegare, l'ho ricollegato e poi tutto ha funzionato. Però sì, ho fatto una cosa da Senti, maestra cattiva, non avevo altri strumenti con lui. ci sono dei riscontri positivi, c'è un riscontro, beh, è molto piaciuta l'idea del libro con i ragazzi e c'è un apprezzamento rispetto alla creatività delle maestre che io condivido totalmente. E appunto un altro intervento. Sempre della stessa persona, dice che c'è stata una crescita all'interno della sua scuola e è anche cresciuta la collaborazione tra i colleghi, che è stata molto proficua nonostante la distanza. Quindi in quel Anche questa cosa è vero, un altro aspetto che dimenticavo. Come sempre abbiamo i colleghi con i quali c'è più feeling, non c'è se san dire questa cosa. Allora ci parlavamo, ci telefonavamo, abbiamo cominciato a fare una cartella con Drive condivisa io e una collega dove preparare le lezioni ci voleva tanto tempo. Allora mettevamo dentro tutti i materiali, le presentazioni, i materiali che preparavamo per i nostri bimbi, così se io dovevo fare una lezione andavo a vedere prima, divisi per cartelle per discipline, se lei aveva già preparato qualcosa. E poi piano piano si è un po' allargata, è stata condivisa con più persone, con un gruppettino, però intanto è stata una proficua condivisione, sì, anche questo. ti leggo altri due messaggi. Condivido Leggi. l'esperienza della collega, anche se comprendo che con studenti più piccoli sia stato più complesso. L'idea è quella di attivare la creatività sia come docente che come studente. È bellissimo, secondo me, questo commento. Ho lavorato meglio con la DAD rispetto a quello che avrei potuto fare in presenza. Nel mio istituto, purtroppo, ci sono stati colleghi molto legati alla didattica in presenza. Quindi anche qui la molla della creatività è quella che sicuramente, come sempre nel nostro lavoro, fa la differenza. Se noi non abbiamo il coraggio di tirare fuori la nostra creatività, che tutti abbiamo, però alcuni la teniamo un pochino repressa, non riusciamo a uscire da una gabbia, no? È una gabbia che ci costringe a ripetere, a reiterare una scuola come noi l'abbiamo vissuta. E questa è una gabbia che veramente uccide la scuola. Se liberiamo la creatività, invece, è tutta un'altra faccenda. Molti colleghi anche quest'anno non hanno accettato questa modalità. Confermo l'aumento delle verifiche dei compiti da svolgere, poiché ancora si lavora con l'idea del programma da svolgere ad ogni costo. Il lavoro è forse triplicato, ma le soddisfazioni sono di gran lunga superiori. Mi piacerebbe sapere cosa insegna questa collega. Aspetta, ovviamente l'aumento. Sì, no, È sì, inteso abbiamo capito che negativamente. l'aumento delle verifiche è inteso negativamente. Noi Certo. questo sicuramente condividiamo questo pensiero. Purtroppo, sì. E questa è una collega che insegna Di matematica in un matematica. istituto tecnico. E questo io l'ho sentito dire anche da altre scuole, cioè mi è capitato di fare Sì. interventi in scuole superiori e parlare con colleghi illuminati che erano desolati dal fatto che questi, soprattutto ragazzi delle superiori che anche quest'anno hanno passato 2 mesi Buona a parte. casa e che tornavano a scuola felici di poter riavere un contatto umano e come sono rientrati si sono ritrovati verifiche su Una bombardata verifiche. di verifiche. Bombardati letteralmente, e questo fa veramente molto dispiacere. Riconosco che fa dispiacere. Troppo, sì.
Poveri studenti, studenti. assolutamente, Poveri poveri. studenti, è vero. Poveri studenti. L'unica è che gli studenti abbiano almeno una volta nella vita una maestra Danila e Adesso esageriamo. va bene. È stato un piacere condividere questo per dire vero, ne abbiamo parlato tanto male, si è detto di tutto, nessuno nega che sia stato faticoso e difficile, però ci sono soddisfazioni anche qui e si possono fare delle cose, scoprire dei mondi incredibili. Ecco, ovviamente questo non vuol dire sottovalutare i problemi di zone, anche solo per come è la morfologia del nostro paese, zone in cui non arriva connessione, non c'è la possibilità di collegarsi. Questo è sicuramente un ostacolo enorme. E poi adesso la realtà dove lavora Danila è un piccolo paese, classi piccole, Ecco. forse i contatti più facili. Ci sono magari zone di città, grandi città, di periferie dove questi contatti non sono così semplici e quindi ha significato per molti l'abbandono. E questo noi, di questo noi siamo assolutamente consapevoli. Non siamo Assolutamente. qui a fare l'elogio e l'elegia di questa esperienza, perché questa esperienza ha comportato anche dei lutti, diciamo, per la scuola, e di questo noi siamo assolutamente consapevoli. Non vorremmo Assolutamente, sembrare certo. le due fatine che No, si no, ma svegliano e dicono che assolutamente. meraviglia, non è così. No, no, certo. Bene. Bene. Noi vi lasciamo con tanti auguri di buon proseguimento di questo anno scolastico, che è faticoso anche lui in modo diverso, ma comunque faticoso, ma voi siete in gamba, ce la farete senz'altro. E vi ringraziamo della pazienza e vi ringraziamo di aver ascoltato fino in fondo. Siete tantissimi. Aspetta che avevo visto prima, te lo dico il numero Tanto qua. così. 71, incredibile. Quindi, mamma mia, mamma mia. Buona serata a tutti, Buona serata e buon allora. lavoro a tutti. Buona serata. Allora, se non ci sono Ah, per altri. la questione della presentazione, Angelo, io adesso guardavo nel mio Ho cellulare, ci visto sono, le foto te dei ne bambini. mandiamo una in cui magari non ci siano le note sotto, perché io ho visto, Ah sì. adesso ho verificato, ci sono le note, per cui se poi la vuoi condividere, però verifichiamo un attimo solo Poi c'è il questo. testo delle foto dei bambini, ecco anche. Hanno tutte le liberatorie perché abbiamo mandato tutto questo lavoro, è stato condiviso con l'INDIRE lo scorso anno scolastico. E Ah, quindi ci sono le liberatorie sia dello scorso anno che quelle due o tre immagini di questo anno fatte ad hoc perché l'INDIRE l'avrà già messo ovunque, quindi bene, dal punto di vista delle liberatorie siamo a posto. benissimo, perfetto. Ok, allora se non ci sono altre domande, non ne vedo tutti, vedo molti commenti che vi ringraziano perché è molto Bene. importante quello che questa esperienza che ci avete raccontato. In effetti si impara molto ascoltando la narrazione di Danila e le domande di Bruna. Quindi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Venerdì prossimo avremo l'intervento del gruppo di italiano, Claudio Delfino, Caterina Grignolo, Paola La Sala, Giovanna Sorrentino, Fiorella Trucco, Maddalena Zaffettieri, che ci racconteranno il loro percorso di ricerca sulle parole. Parole, 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 le situazioni che viviamo generano parole nuove. Quindi l'appuntamento che ci diamo è a venerdì prossimo, sempre alle ore 17. Tra l'altro le salettiamo perché erano presenti questa sera.